Buongiorno a tutti. Oggi siamo in provincia di Bologna e questo luogo dove sto cercando di entrare si chiama Osteriola. È una specie di borgo che adesso si trova su una statale che esiste, o almeno si trovano i primi documenti, dal 1613, pensate. Quindi è un luogo vecchissimo. Il problema è, come vi sto per dire, entrare, perché non è per niente facile entrare. Si era creata la strada per Ferrara, praticamente, che collegava Bologna e Ferrara, e quindi aveva favorito la nascita di questo piccolo borgo. Piccolo borgo che io sto cercando di farvi vedere, però vi ripeto, non so se ce la farò, perché come potete vedere c'è l'ennesima foresta. Il bello è che le macchine ci passano di fianco. Allora, qua è tutto crollato, quindi ho poco da farvi vedere. Qui è tutto crollato, quindi purtroppo non c'è nulla, però aspettate, aspettate che vedo una porta aperta. Vediamo se riesco a farvi vedere questa osteriola. Una foresta, c'è una foresta qui dentro. E non vi dico le ragnatele. Allora, wow, sono riuscito a entrare. Ma qui ci sono ancora i contatori. Porca miseria, perché la pila fa le bizze. Cioè, vi dico, strano che ci siano ancora i contatori. Ecco qua, sistemata. Avevo schiacciato male il pulsante, scusatemi. Allora, come potete vedere, il pavimento è di mattoni. C'è un altro piano sopra, sì, crollato, col tetto crollato. Però comunque io dove arrivo vi faccio vedere, come sempre lo sapete. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Come sempre, tonnellate di immondizie, guardate bottiglie. Qui ci ha vissuto probabilmente qualcuno quando era ancora messa in situazioni migliori. Una TV, bottiglie a tonnellate. C'è, l'unico scopo di avere qui queste bottiglie è che qualcuno ci ha vissuto. Materassi, un'altra TV, ma c'era la corrente, quindi ho visto i contatori giù. Guardate che roba, guardate che quantità di immondizie. Vi faccio vedere la statale adesso. Guardate, qui c'è la statale che collega Bologna a Ferrara. Quindi, voglio dire, no, una stradina da poco. Oggi sono venuto in questa zona, in quel di Bologna, una maschera, perché Friuli e Veneto sono ancora colpite da queste piogge, e per evitare di non riuscire a entrare nei vari posti o prendermi qualcosa, ho deciso appunto di venire in provincia di Bologna, dove ho parecchi luoghi da visitare, anche se onestamente questa mattina ai primi tre ho toppato, non sono riuscito a entrare, quindi questo è il primo di quattro. Però comunque l'importante è farvi vedere qualcosa di nuovo. Farvi vedere qualcosa di nuovo. Sì. Non è un castello, però è sempre un luogo abbandonato. E pensate, questo luogo è vecchio di oltre 400 anni, anche se ovviamente negli anni ha subito dei restauri, perché è impensabile che sia ridotto così.
così bene, però i mattoni per terra indicano la vecchiaia del luogo. Guardate, guardate qui il tetto, mezzo marcio. Qui hanno recuperato delle tegole, qui hanno recuperato delle tegole, qui è tutto crollato anche qui, guardate che roba, il sottotetto qua e qua, qui c'erano delle tubature dell'acqua, ci sono delle tubature dell'acqua, quindi c'era probabilmente un lavandino. Qui abbiamo già guardato pannelli, ma qui forse hanno cercato di fare qualche lavoro, ma questo luogo è perso, questo luogo è perso purtroppo. E c'è addirittura un'altra scala, dove si va in cielo con la prossima, guardate qua, guardate che roba. C'è ancora il mobile a vetri con la specchiera ed è ancora intatto il vetro. Sapete cosa vi dico? Che visto che si può andare, io vado. Sapete che non mi arrendo mai. Basta non morire, ripeto. Ma anche questo è un pezzo di casa. Erano probabilmente tanti appartamenti, perché non tutti comunicano tra di loro. Tanti appartamenti. Appartamentini. Cosa c'è? Una gabbia di canarini, immondizia, armadi, mobili. Mamma mia, che degrado! Che degrado, ma anche che peccato vedere dei luoghi ridotti così. Dei luoghi ridotti così. Che peccato. Vediamo. Io poi ho visto che posso riuscire ad accedere a un altro edificio, però devo capire se è lo stesso dove sono adesso, perché se è lo stesso dove sono adesso non ha senso che entro dall'altra parte, però credo sia un altro. Gli edifici sono indicativamente 4 o 5, mi pare che un paio comunichino tra di loro. E adesso proviamo ad andare nell'altro. Qui ormai è finito. Mamma mia, che ragnatele. Materassi, coperte. Chili di guano di colombo. Ecco, gli unici che credo siano contenti di questi abbandoni sono i colombi. È una cosa incredibile. Quanti ne trovo. Vivi e morti, perché dopo alla fine di qui dentro anche ci muoiono dopo. Ovviamente, cioè, non sono eterni. E adesso dobbiamo ritrovare l'uscita. E una volta ritrovata l'uscita, andiamo in strada. E dalla strada ho visto come si arriva all'altro edificio. Inquietante quella maschera. Però c'erano due ragazzi che facevano urbex che avevano una maschera come quella. Il fatto è che la maschera è lì e loro no, quindi o li hanno uccisi o l'hanno persa, se sono loro. Mamma mia, ragazzi, cioè qui alla fine qualcuno ha demolito tutto, perché ovviamente le porte sono state sfondate. Ah, ma c'è ancora roba qui, eh. Ma guardate questa ragnatela, cioè questa ragnatela è il record. Io credo che se ci rimani intrappolato non ti muovi più. Cioè qui forse anche un pipistrello di quelli piccoli lì resterebbe intrappolato. È veramente enorme. Guardate qui la vetrina, probabilmente questo era un negozio, la saracinesca era un negozio. Guardate le radici che sono entrate nel muro. Mamma mia, io mi becco le ragnatele giganti sulla testa. È pazzesco, vi dico, è pazzesco. Ragnatele, mai viste ragnatele così grandi, mai viste in vita mia. E insomma, chi mi conosce di voi sa che di posti ne ho girati tanti, ma non avevo mai visto delle ragnatele di queste dimensioni, cioè enormi. Comunque adesso, cercando di non ammazzarci,
cerchiamo di andare a vedere il secondo edificio. Cioè io qui credo di averne visti almeno due comunicanti, forse erano a L. Adesso qui ce n'è un altro. Sì, qui ce n'è un altro che da fuori sembrava irraggiungibile. Sì, ma anche da qui è irraggiungibile. Ed è crollato. Ci sono le piante dentro. Ci sono le piante dentro. Come la colonia che sono andato a vedere circa un'ora fa, a 100. Tetto crollato e dentro alberi più alti dell'edificio di due piani, quindi calcolate voi. Impossibile entrare in un luogo così. E anche qui comunque, come potete vedere, non è facile muoversi. Ecco, il massimo sarebbe uscire a trovare la polizia che passa, ma per fortuna non è così. Eccola qui, qua vedete una vetrina, ma non l'avevo vista da fuori, perché c'era una saracinesca. La saracinesca era più in là forse, o forse se doppia vetrina, no, vetrina, saracinesca, vetrina, mi sembra strana. Vabbè. Adesso vediamo di entrare nell'ultimo edificio. Pensate, questo borgo ha 400 anni. Metà delle persone che ci abitano vicino non sanno neanche che esiste. E il luogo andrà perso, dimenticato, completamente dimenticato. Ah, io non so se si entra di qua, sì, si entra. No, non si entra. Non si entra. Di qua non si entra. Vediamo se passando da dietro trovo un ingresso, se no il resto dell'edificio, che però sembra messo un po' meglio questo, ha tutte le sbarre alle finestre. Può anche essere che qui non si entri, Tutto è possibile. Vedete, questa è una specie di corte. Sono tre edifici e in mezzo creano una specie di piazza. Però qui si entra. Cavolo, ma c'è la porta buttata giù. No, ma è una sala contatore, non è una stanza alla quale si accede al resto della casa. Però vediamo di qua, come prima. Ecco qua, qui si accede da qualche parte. Eccola là, la ragnatela gigante in bocca. Che bello. Wow, che scala. Allora, fatemi capire. Allora, ok, qua ci siamo. Sì, ci siamo. Ci siamo e anche no, perché è tutto qui. Faccio il magazzino con un vanghetto e un ombrello. L'ombrello e il vanghetto. C'è di tutto nascosto in mezzo a sta vegetazione. Bisogna stare veramente molto attenti. Sapete cosa vi dico? Che sono qui. Ho fatto 100 e faccio anche 101. E vado su per le scale. Tanto ormai sono invaso dalle ragnatele. Eccola qua, la luce è tornata a funzionare, per fortuna. Un balli di polistirolo, un water non rotto, che è una rarità. La carcassa di un gatto, di un coniglio. Ragazzi, non sono così esperto di anatomia. Ho sentito qualcosa muoversi. Diciamo che basta che non sia un cinghiale. Guardate qua. Guardate che roba. Basta. Siamo arrivati alla fine della nostra gita. Purtroppo qui non c'è più niente da visitare. Abbiamo comunque visto un borgo abbandonato, vecchio di 400 anni, e che si trova in una statale dove passano migliaia di persone tutti i giorni. Questa è Osteriola.
Questo luogo era abitato fino alla fine degli anni 90, quindi come le caserme praticamente, è abbandonato da 20-25 anni. Pazzesco, pazzesco, però aspettate un attimo, io ho visto qualcosa lì quando sono arrivato qua, stavo per andare di là perché ho visto una porta aperta. Qui avevo visto una porta aperta, qui in fondo. Quante immondizie. Guardate, vedete tutto il tetto in legno e paradossalmente queste travi reggono ancora. Sono anche dei faretti. Vedete? Che non sono vecchissimi, sì, sono anni 90. Allora, lì c'era una persona che dormiva e noi siamo andati via. Ecco, il mio primo incontro. Io non so neanche se fosse vivo. Io non so se si è mosso. Sembrava immobile, forse era più spaventato di me. Ma io non ero spaventato, però... Cavolo. Non ho mai trovato una persona dentro. E ripeto, non si è mosso, quindi non so neanche se è vivo. Diciamo che da Osteriola può essere tutto dopo questa, dopo questo avvistamento. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.